Mister finalmente tornato alla vittoria con una prestazione di grande qualità, soprattutto nel secondo tempo. Allora, dai, il primo tempo non ci siamo proprio piaciuti, sia io che i ragazzi abbiamo giocato una partita di rimessa molto lunga, poca costruzione del gioco e quindi il primo tempo c'era qualcosa da mettere a posto. Sinceramente non è che è cambiato granché nel secondo tempo, abbiamo cercato di manovrare un pochettino di più. La fortuna è stata quella di cercare e trovare due o tre palle su Brusa e poi vabbè il calcio di rigore ha riaperto un po' la partita, però sembrava che qualcosa al secondo tempo rispetto al primo fosse migliorato. E poi devo dire che abbiamo concretizzato quasi tutte le occasioni, cosa che Cedriano e le altre tre partite precedenti, anche Besnate, l'abbiamo lasciato sul campo. Per cui oggi è stata quella partita dove ti è andata bene, però dobbiamo ancora migliorare sul gioco perché lì abbiamo margini. E adesso sono anche tre punti importanti per muovere un po' la classifica, seppur la posizione rimanga sempre in quella zona, a metà, però insomma era importante anche tornare al gol. Sì, e sbloccare soprattutto. No, noi eravamo bloccati a 28, purtroppo avevamo fatto comunque un giorno di andata positivo, ma il secondo di ritorno non lo butterei via, perché io ricordo aver fatto tre prestazioni buone, tranne contro il Vittone, che lì è mancato qualcosa. Ho dato un po' l'alibi al gruppo che è troppo infortunati, e quindi un po' i giocatori hanno, quelli che sono subentrati non sono entrati nel ritmo partita, forse perché giocavano poco e quindi in conseguenza non sono arrivati subito pronti. Però io arrivavo da due o tre partite dove non realizzavo. Ho paura di questa partita che ho realizzato magari tutto oggi, e quindi poi sai, nel trascinare le prossime occasioni magari le lasci sul campo, però è così. Oggi devo dire che sono stati bravi in fase di finalizzazione, abbiamo lavorato un po' in settimana su questo, però quando la tocchi di prima va dentro, bravo giocatore, alle volte non è così, quindi oggi mi prendo tutto. Oggi bisognava vincere, come dici te, fare classifica, portarsi più lontano possibile dalla zona calda, e mi accontentavo il 3-1, 5-1, vabbè, contento il gruppo e lavoreremo meglio. Perfetto, grazie mister. Niente.